Il discorso qualità per me non è mai stato in discussione. Io uso questo sistema da sempre, da quando facevano i sensori a 12 megapixel. Onestamente tutti questi problemi di qualità, insomma, che vengono millantati in giro, non ne ho mai avuto. Ho sempre, come dire, soddisfatto pienamente i miei clienti. Quello che c'è più che altro da capire è che è un sistema che ha una logica un po' diversa rispetto a un altro sistema fotografico. Molte persone commettono, secondo me, l'errore di affiancare magari due sistemi diversi e poi pretendere di usare l'uno esattamente come usano l'altro. E questo è sbagliato sia in un verso che nell'altro, ovviamente. Per cui ci sono tutta una serie di caratteristiche che vanno capite e vanno poi sfruttate a vantaggio della foto finale, perché poi è di quello che si parla, di fare delle benedette, diciamo, fotografie. Molto spesso, insomma, tutto il discorso, tutto il ragionare, tutto quello che c'è sul web, insomma, sui forum, sui gruppi di discussione, si ferma semplicemente al confronto tra due formati diversi. Secondo me una cosa molto interessante è che anche la gamma è anche abbastanza compatta, cioè, nel senso, non è un produttore che fa 50 modelli, ha 4 modelli abbastanza ben differenziati come categoria di utilizzatore finale, e bene o male tutti trovano, come dire, il modello che più si adatta alle proprie esigenze fotografiche. E questo è sempre stato così, diciamo, non sono mai stati produttori da 15 modelli, diciamo, nella gamma, che spesso creano più confusione che altro nell'utilizzatore. Ovviamente anche, diciamo, in questo caso qui, le macchine più indicate per, insomma, il tipo di approccio alla strada sono quelle un po' più piccole, un pochino più meno vistose, ecco. Attualmente, diciamo, la gamma più interessante su questo tipo di approccio, diciamo, è dato dalla M10, la Mark IV, che è il modello di entrata, tra virgolette, diciamo, nel mondo OM System. Dico tra virgolette perché in realtà è una macchina completissima, ha addirittura la doppia ghiera, quindi tempi e diaframmi separatamente, ha tutti i controlli manuali, per cui chiamarla entry level, diciamo, è un po' offensivo. Però, diciamo, questo qui è il modello più piccolo, diciamo, della gamma. È particolarmente indicato, secondo me, per questo tipo di fotografie, per via del... è l'unica che ha ancora il display basculante, che è una caratteristica molto utile, proprio perché a volte, insomma, vuoi rubare uno scatto, per cui anziché portare la macchina all'occhio, fai questo movimento qui e ti permette di rimanere in asse con l'obiettivo. Un po' come il vecchio Pozzetto. Le vecchie macchine a Pozzetto, tutte le altre macchine, insomma, della gamma, a partire dalla OM5, la OM1, insomma, e anche le macchine, comunque, diciamo, che sono state precedenti, ma comunque di gamma più alta, hanno il classico display orientabile, che è una soluzione molto comoda perché è più flessibile rispetto al basculante classico, perché ti permette di fare dei vlog, per cui, diciamo, ti puoi anche autofilmare, ti puoi autofotografare, puoi fare, diciamo, delle riprese dal basso, dall'alto. Però nell'ambito proprio della street può essere, diciamo, leggermente scomodo, perché in realtà non ti trovi più in asse con l'obiettivo, per cui, diciamo, se guardi dritto il display hai l'obiettivo che va un po' fuori asse, se guardi in asse l'obiettivo hai il display che è leggermente spostato, per cui tutto sommato, diciamo, è una caratteristica che va presa così, nel senso, hanno fatto bene sul modello intermedio a avere questo approccio qui, perché è una macchina a 360 gradi, per cui è giusto che accontenti un pochino tutti. Però ecco, un motivo per cui si potrebbe preferire la M10 è proprio il discorso, diciamo, del display di quel tipo lì, anche perché a livello di sensore tutta la gamma, a parte la OM1, condivide lo stesso tipo di sensore, per cui a livello di qualità d'immagine sono più o meno tutte quante similari. Ovviamente cambia l'elettronica, per cui cambiano anche le caratteristiche dell'autofocus, però in un contesto come può essere la street, dove le prestazioni pure sono l'ultimo dei problemi, può far caso a queste piccole differenziazioni sul prodotto. La OM5, che attualmente è la mia macchina preferita, diciamo, è una macchina a 360 gradi in grado di fare ottime foto e ottimi video, è stata, come dire, potenziata al punto da arrivare a abbastanza vicina, per alcuni tipi di caratteristiche, anche al top di gamma, per cui è completamente tropicalizzata. Tra l'altro è anche certificata IP53, è una delle pochissime macchine che il produttore certifica IP53, ha una raffica molto veloce, ha la possibilità anche di quelle funzioni avanzate che Olympus ha iniziato a mettere
qualche tempo fa, a partire dall'M1X, come lo scatto ad alta risoluzione a mano libera. Loro lo chiamano high-res shot, gli altri lo chiamano pixel shift. Il concetto è quello lì, è il sensore che si muove e riesce a catturare più che più risoluzione, più informazione. Sì, la risoluzione in megapixel sale, però in realtà il vantaggio principale utilizzando questa modalità è proprio la capacità della macchina di andare a catturare meglio le informazioni colore. Un'immagine più grossa, un'immagine più pesante, ma dove si vede proprio la differenza è nei colori e nel rumore. Se provate a fare una foto della stessa situazione utilizzando gli stessi ISO, vedrete che quella realizzata in questo modo qui è nettamente più pulita, proprio per questa capacità di andare a lavorare sui singoli canali colore. Ora, ovviamente, se questa cosa qui si potesse usare sempre, avrebbero trovato, come dire, l'uovo di Colombo, non ci sarebbe bisogno di sensori da 60-80. È chiaro che è una implementazione che va bene in alcuni casi, non va bene in altri. Ovviamente soggetti che si muovono molto velocemente non va bene. Però ci sono situazioni di still life, situazioni di ripresa all'interno di chiesa, la classica panoramica all'interno della chiesa, la fai a mano libera così, viene fuori una foto che ti cava gli occhi proprio dalla qualità. E lo riesce a fare a mano libera, per cui non è più solamente legato al discorso del cavalletto, che in realtà c'è ancora ma lavora a 80 megapixel. A mano libera si riesce a fare avere un file da 50 megapixel molto molto interessante. Ha il Live ND, per cui si può avere la funzionalità, diciamo, di avere un filtro digitale, un filtro, diciamo, neutral density, insomma, per creare delle lunghe esposizioni direttamente in macchina. È vero che sono sempre dei surrogati, insomma, del filtro originale. Il filtro originale lo metti davanti e ti tappa la luce. Questi sono, come dire, dei sistemi tecnologici che ti permettono di avere un risultato finale simile, però, diciamo, raggiungendolo in un altro modo. Per cui nel video non si può usare, per esempio, per cui non si può sopperire una mancanza, diciamo, di un filtro con questo. Però, per esempio, anche facendo della semplice street photography, con il Live ND si possono creare degli effetti interessanti di mosso, si possono andare a creare, diciamo, nelle zone molto affollate, si può ottenere quel risultato, insomma, della gente che si muove in maniera quasi come fossero degli ectoplasmi. Insomma, ci sono diversi tipi. Ovviamente nasce pensato per la fotografia di paesaggio, però, come dire, è uno strumento che ti mette nelle mani della creatività, perché comunque puoi andare oltre, diciamo, la classica fotografia. E poi ha il classico stabilizzatore d'immagine, che, insomma, da sempre loro sono stati pionieri su questo tipo di approccio, diciamo, alla fotografia, che permette effettivamente di scattare con dei tempi veramente lunghi, anche in condizioni in cui normalmente non ce la faresti. Attualmente la OM5, secondo me, incarna, come dire, la perfezione, insomma, che poi la perfezione, insomma, non è, però della macchina fotografica che va bene per qualsiasi tipo di utilizzatore, ovviamente, diciamo, non per ambiti professionali, perché manca di alcune caratteristiche che la rendano proprio una macchina professionale, ma nel ritratto in studio, nel ritratto in esterna, nella street, nella documentazione, nella fotografia di viaggio, è assolutamente, come dire, una macchina più che completa, è in grado di accontentare tutti. Ha un ottimo autofocus, tracciamento del viso e anche sul lato video ha delle caratteristiche molto interessanti, soprattutto per chi fa creazioni per il web, per YouTube, così, diciamo, è una delle prime macchine nel momento del lancio a novembre, era l'unica macchina fotografica in grado di fare i video in verticale. Era una delle caratteristiche, diciamo, nuove che portava con sé. Sono, ecco, macchine che vanno anche un po' provate per essere comprese appieno. E infatti, insomma, queste giornate servono anche a mettere proprio nelle mani dei curiosi il prodotto finito. Questa qui è la mia, proprio quella mia personale. Questa è la configurazione che uso di più col 12 mm fisso, cioè con così com'è pesa 600 grammi, è una piuma e ci fai tutto, diciamo. Per cui, ecco, con questa qui, con un obiettivo come può essere questo qui, che è un 45 mm 1.8 da ritratto, io quando vado in giro, diciamo, per fare della street, con questo qui c'ho la mia inquadratura larga, tra l'altro
essendo proprio la caratteristica del sistema il fatto di avere una PDC molto estesa, col 12 mm è molto facile essere in iperfocale, per cui diventa quasi una punta e scatta, diciamo, per cui per la street è veramente una manna questa qui. Se ho bisogno di un ritratto un po' più stretto, un po' più ragionato, un po' più così, allora questo qui, questo cioè, peserà, non lo so, 100 grammi peserà. Ce l'hai in tasca, a necessità lo monti, fai il tuo scatto, lo metti via e hai tutto con te. In genere giro con tre obiettivi, uno, due, e l'altro è il 20 mm Pro 1 e 4, che è quello che utilizzo, come dire, per le foto normali, per le inquadrature, diciamo, più normali. Questo è l'equivalente di un 24, questo è l'equivalente di un 90 mm. Per cui con un mini kit riesco a fare praticamente tutto. Poi ovviamente ci sono obiettivi più specialistici.